dottor Filippo Pierangeli, medico chirurgo, specialista in chirurgia generale addominale e proctologica, specialista in chirurgia bariatrica, professore di chirurgia generale presso Università Ludes Lugano. Specialista in chirurgia generale, nel corso della carriera si è dedicato in particolare alla chirurgia epato-bilio-pancratica, alla chirurgia colo-rettale e proctologica, con particolare interesse per le malattie infiammatorie croniche intestinali. Da circa 3 anni si sta dedicando alla chirurgia bariatrica. È autore di diverse pubblicazioni relative alla chirurgia epatica, ai trapianti del fegato e alle malattie infiammatorie croniche dell'intestino. Buonasera, vorrei sensibilizzarvi riguardo a un argomento che noi chirurghi generali trattiamo molto frequentemente e che consiste appunto nella chirurgia dei tumori colorettali. Perché è un discorso importante? Un discorso molto importante perché, intanto per la frequenza, perché pensate che nel solo 2019 in Italia ci sono stati circa 53.000 casi di neoplasia del colon retto. E sono neoplasie tutto sommato che tendono ad aumentare e in particolare dovremmo parlare del discorso della prevenzione che al giorno d'oggi viene fatta in maniera particolarmente efficace a patto ovviamente che chi è più esposto segua determinate indicazioni da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Questo perché i tumori del colon retto, se diciamo trattati tempestivamente, possono avere anche nella loro forma aggressiva una sopravvivenza quando sono a uno stadio iniziale del 95% a 5 anni e in questo tipo di neoplasia diciamo che la prevenzione è tutto in questo senso perché a parte in certe patologie che in cui la persona, il paziente è predisposto all'insorgenza delle neoplasie come ad esempio le malattie infiammatorie croniche intestinali come il morbo di Crohn o la colite ulcerosa, ancor meglio, soprattutto quando di vecchia data. Diciamo che è una patologia che non insorge d'amblè, ma che è praticamente preceduta da una situazione diciamo benigna, cioè una lesione che è il polipo adenomatoso, che nel tempo, stazionando nel colon, praticamente viene a subire tutta una serie di modificazioni che lo portano a diventare una neoplasia aggressiva. Ricordiamo come nei paesi industrializzati sia una delle principali cause di morte, per quanto riguarda il nostro paese diciamo che la frequenza più alta si ha nel Friuli Venezia Giulia e la più bassa nella Calabria. Per quanto riguarda i sintomi, dobbiamo pensare che è un tipo di tumore che molto spesso non ne dà o ne dà molto tardivamente, in quanto diciamo i tumori, soprattutto quelli che interessano il colon destro, laddove quindi le feci non siano ancora particolarmente formate, hanno un andamento subdolo, possono creare appunto un sanguinamento che però non è un sanguinamento che tante volte si manifesta macroscopicamente, ma sul quale vanno fatte determinate indagini. E solo tardivamente danno segno di sé i tumori del colon destro. I tumori invece del colon sinistro e ancor più quelli del retto possono dare una sintomatologia più facilmente di tipo occlusivo o un sanguinamento macroscopicamente rilevabile che porta il paziente ad allarmarsi e a fare tutta una serie di indagini. Sappiamo tutti come sia previsto nel nostro Servizio Sanitario Nazionale a partire dai 50 anni, l'attuazione di una metodica di screening che è quella della ricerca del sangue occulto fecale, esame molto molto valido che ha portato a rivelare molti e porta a rivelare molte situazioni neoplastiche però allo stadio iniziale a cui deve seguire necessariamente una pancolonscopia. Esame sicuramente piuttosto invasivo, ma che crea diciamo, sempre meno disagio ai pazienti in quanto viene quasi sempre eseguito in sedazione profonda. Esistono poi altri esami, se ne parla molto in questi ultimi tempi, soprattutto della colonoscopia virtuale, che è un esame sicuramente valido,
che però diciamo non può sostituire l'endoscopia, perché in certe circostanze si rileva la presenza di una stenosi, ma poi per capire se realmente la stenosi, quindi il restringimento, sia di tipo neoplastico, può essere necessaria comunque la colonoscopia. Ruolo molto importante ce l'ha la TAC con mezzo di contrasto, soprattutto per rilevare la presenza di eventuali lesioni secondarie, quindi di tipo metastatico, da neoplasia del colon. La risonanza magnetica può avere un ruolo importante, ad esempio nel caso dei tumori del retto, per comprendere quale sia l'invasività del tumore rispetto ai tessuti perirettali, il che condiziona molto la prognosi e può condizionare anche l'approccio terapeutico, in quanto in questi casi può essere indicata l'effettuazione di una radioterapia, una radiochemioterapia preoperatoria, che rende possibile molte volte l'attuazione di una chirurgia di tipo conservativo, perché noi sappiamo come il terrore o comunque la paura dei pazienti, indubbiamente giustificata, può essere quella di avere un intervento che possa essere di tipo mutilante e che quindi comporti l'asportazione dell'ano. Ecco, grazie alla radioterapia e alla radiochemioterapia preoperatoria, tante volte è possibile avere una riduzione delle lesioni che consentono l'effettuazione di interventi chirurgici altrettanto radicali, ma con conservazione della continenza sfinteriale. Per quanto riguarda la terapia chirurgica dei tumori colorettali, qualcosa indubbiamente è cambiato in questi ultimi decenni, soprattutto per quel che riguarda l'approccio chirurgico, che è sempre meno spesso estremamente invasivo, e mi riferivo soprattutto all'attuazione di interventi chirurgici con tecniche laparoscopiche mini-invasive, il che consente, a parità di radicalità chirurgica, quindi di asportazione della lesione in maniera radicale, di asportazione delle strutture linfonodali, e quindi per ottenere anche una buona stadiazione che può essere poi propedeutica all'esecuzione di una chemioterapia. Diciamo, la chirurgia laparoscopica ha parità di radicalità chirurgica, ha molti vantaggi costituiti non solo come si potrebbe pensare dal lato estetico, ma anche legati al fatto che la ripresa funzionale dell'intestino è molto più rapida in interventi di chirurgia laparoscopica, lo sviluppo di aderenze post-operatorie, le tanto temute dai pazienti aderenze, si sviluppano appunto in maniera molto molto minore rispetto all'intervento tradizionale, anche la percentuale di ernie post-operatorie sulle cicatrici chirurgiche. Tutto questo a patto ovviamente che l'intervento chirurgico venga fatto con la stessa radicalità che si può ottenere da un intervento chirurgico a cielo aperto.